Piazza Gioso Ionica, Mariolo Cisano, il tecnico. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a tutti. La settimana c'è stato così la separazione da Tonino Figliomeni, squadra affidata al tecnico dell'Under 19. Radio Mercato sembra dire che al momento la squadra proseguirà nelle mani di Locisano. Oggi ha dimostrato ampiamente, insomma, di poterlo anche guidare questa squadra, perché no, mister? Intanto ben trovato. Sì, guardi, per questo dovete magari chiedere alla società e ai dirigenti. Io ho avuto l'incarico in settimana di guidare questa squadra di allenamento fino alla partita di oggi, e poi dalla settimana prossima si vedrà. Sì, anche perché ci sono le vacanze di Natale, quindi ci sarà tempo per valutare. Intanto oggi questa vittoria in Casella Palmese, avete ottenuto i tre punti grazie al gol di Ferrari, ma c'è stato anche un calcio di rigore che avete fallito. Sì, ecco, quindi... sì, abbiamo avuto l'occasione di realizzare il 2-0 sul rigore, purtroppo Quintero l'ha sbagliato, ma nulla da rimproverare, anche perché è rientro da un lungo infortunio e sia domenica scorsa che oggi ha fatto due grandi prestazioni. Certo, sarebbe stato bello concludere col gol il rientro in campo, però pazienza, segnerà la prossima. Vittoria che torna dopo sei turni, insomma, che problematiche ci sono in casa Gioioso Ionica? Intanto i tre punti sono salutari, perché vi consentono di passare, diciamo, le vacanze serenamente, tra virgolette, perché comunque nulla è stato fatto ancora. Però cosa c'è da risolvere, mister? No, vabbè, intanto per la vittoria di oggi c'è da ringraziare solamente i ragazzi, perché è chiaro che il lavoro che hanno fatto loro dal primo agosto con mister Figliomeni è stato un lavoro importante. Il merito di oggi sicuramente dei ragazzi e va condiviso anche con mister Figliomeni, che è impensabile fare qualsiasi tipo di rivoluzione di magia con 6 giorni di allenamento. I ragazzi hanno sempre dimostrato, anche quando i risultati non sono arrivati, hanno sempre dimostrato di essere vivi, di tenerci, di impegnarsi, e purtroppo abbiamo pagato alcune situazioni che ci hanno penalizzato e che ci hanno negato il piacere di qualche vittoria che magari meritavamo. Anche l'infortunio stesso di Quintero, che è stato fuori più di 2 mesi, diciamo che ci ha penalizzato tanto. Però i ragazzi sono davvero in gamba, sono molto giovani. Oggi ha giocato Trichilo, un 2006 titolare. Cioè, siamo pieni di ragazzi veramente in gamba che potranno dire la loro e che sicuramente faranno bene nel proseguo del campionato. Mister, se conosce la nostra trasmissione, conoscerà anche Vincenzo Tarsi, che mi accompagna domenicalmente in questo appuntamento. Vincenzo, una domanda per Locisano. Sì, benvenuto intanto in questo campionato. No, io volevo chiederle, ma ancora non lo conosco bene, quindi non è lei. Le volevo chiedere, no, nel senso che le squadre di sotto, che sono del giù, soffrite incredibilmente il fatto del fattore casa, e cioè il Gioiosa ha vinto solo una partita in casa, e come anche altre squadre che stanno giù, e con una squadra giovane, no, che dovrebbe avere cioè meno personalità fuori casa, inevitabilmente i punti vengono più da fuori casa. Cioè, perché c'è questa disfunzione tra con questi giovani che in casa non si esprimono come dovrebbero, essere più cari, hanno più personalità fuori casa, noto questo. Io non farei proprio un discorso di personalità, quanto di, parlando un po' tecnicamente, di spazi. Fuori casa magari abbiamo più spazi, perché comunque le squadre avversarie ci vengono ad aggredire, ci vengono ad attaccare, e quindi abbiamo modo di difenderci tutti insieme e di poter ripartire. Siete una squadra di ripartenza, diciamo. In casa sì, magari si sente un po' di più la pressione di dover fare il risultato per forza, e quindi tante volte si fa il passo falso, l'errore che non dovresti fare. Non credo sia un discorso sinceramente di personalità, ripeto, perché ho una grandissima fiducia, una grandissima stima di tutti i ragazzi, e so quanto valgono, quindi non credo che manchino di personalità assolutamente. No, ma nel senso che sicuramente siete una squadra molto veloce, nel senso di ripartenza. Ci sono giocatori tipo Tromba, Gentile, Canfi, che sono gente che parte negli spazi, no? Non sta con le spalle alla porta, ecco. Sì, ecco, a questi che avete citato si è aggiunto da poco Del Gaudio, che è un altro molto grande. Del Gaudio, sì.
abbiamo Ferrari che oggi ha fatto gol, che è molto bravo negli spazi, è molto bravo nell'uno contro uno, quindi magari in trasferta trovano più spazio per potersi esprimere e rendono meglio. Penso sia questo. Bene, Beh, mister, grazie per l'intervento. buon Natale. Grazie a voi. Auguroni.